Allora, Sì. progetto Remare a scuola, intanto spieghiamo bene di cosa si tratta e chi coinvolge, certo, perché c'è una certo. regione intera, no? Coinvolta Allora, in questo progetto. coinvolge innanzitutto tutta la canottaggio italiano. Il progetto Remare a scuola, infatti, sono ormai da alcuni anni che la Federazione Italiana di Canottaggio e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca portano avanti questa iniziativa che ha in sostanza lo scopo di diffondere il canottaggio nelle scuole. E sempre quindi un maggior numero di studenti coinvolti in questi eventi, proprio grazie alle singole istituzioni scolastiche, con le società canottieri, che organizzano per presentare lo sport nel remo nei suoi aspetti ludici e agonistici. E lo fanno, io ti interrompo, pertanto che vediamo questa immagine, attraverso questo strumento che noi abbiamo già avuto l'occasione di presentare qui proprio nel salotto di ore 12. Sì, ma sì, che ti... infatti, grazie a voi, l'anno scorso proprio in occasione del campionato regionale di Indoor Roving abbiamo avuto modo di presentare il remo ergometro, che è questo strumento che simula la remata. Ed è un buon strumento da utilizzare, che viene utilizzato proprio nelle scuole da parte di tecnici delle varie società, è di facile trasporto ed è un primo assaggio per far conoscere lo sport del canottaggio ai tanti studenti. E allora, visto che è di facile trasporto, la prossima volta non ce lo porti qua in studio, però sentiamo, chiediamo intanto a Francesco Stoppa qual è un po' quali sono i benefici di questo tipo di strumento, non soltanto a livello sportivo, come abbiamo visto con i ragazzi della Canottieri Valdesio, ma anche per la salute dei ragazzini. Allora, sicuramente a livello di attività agonistica di un canottiere è un'ottima macchina come preparazione fisica dell'atleta. E a livello invece di giovani, di ragazzini, viene molto usato per insegnare anche la tecnica di voga, perché comunque riprende abbastanza fedelmente il movimento, il gesto tecnico che un atleta deve avere durante la remata. Come ammenino logicamente si usa un attimino meno, perché diciamo che la parte aerobica, la parte di preparazione fisica nel ragazzino non è la cosa più importante, perché il ragazzino si deve divertire, quindi viene usato più sotto forma, all'inizio sotto forma ludica, crescendo diventa più la macchina che ci prepara a diventare atleti e grandi atleti. E parliamo però anche di numeri, perché certo, insomma, avete cominciato a portare questo strumento nelle scuole e anche quest'anno sono stati coinvolti diversi istituti. Sì, partiamo principalmente da una base dalla Lombardia. Il progetto Remare a scuola è diffuso in tutta Italia, ma in particolar modo in Lombardia ha dei numeri importanti. In questi 5 anni il progetto Remare a scuola ha portato da circa 3.000 iscritti nel 2011, si è raddoppiato, siamo arrivati nel 2015 a 6.500 iscritti, quindi è dimostrazione che questo progetto ha avuto benefici, ha contribuito a portare nelle società parecchi giovani, come dicevamo prima, come diceva il nostro tecnico regionale, è una prima fase per mettere a conoscenza lo sport di canottaggio ai ragazzi. L'altro aspetto fondamentale poi è quello da portare i ragazzi sulla barca, quindi sui laghi, sui fiumi. E, parlando di numeri, come dicevo prima, a livello lombardo, nell'ambito nostro cremonese, le due maggiori società che organizzano e sviluppano il progetto Remare Scuola, parlo della Canottieri Bissolati e Canottieri Valdesio, solo loro due come società hanno nel 2015 avuto 2.048 studenti, hanno coinvolto 2.048 studenti, quindi c'è dietro un lavoro massiccio svolto da persone qualificate e sicuramente questo dà la possibilità ai tanti giovani proprio di conoscere lo sport del remo.
Quindi imparare a conoscere lo sport del remo, ma anche farsi conoscere, perché certo, attraverso questa selezione sicuramente si potranno trovare magari anche i campioni di domani. Si vede già a che età si comincia a vedere che un ragazzino ha una buona predisposizione per questo sport. Allora, diciamo che verso i 13-14 anni si può iniziare a capire se un atleta, un ragazzino può diventare un atleta o se è un talento, perché a volte a questa età qua si iniziano a scoprire i talenti. Noi infatti come comitato regionale iniziamo proprio a quest'età a costruire una piccola squadra nella categoria quella che è cadetti di quest'età, e dove vengono fatte delle gare in alcuni eventi importanti tipo il Festival dei Giovani, che è il più grande evento giovanile nel canottaggio italiano, dove ci sono iscritti 3.000 atleti, 3.000 bambini che partecipano a questa manifestazione, e da lì vengono fatte le sfide regionali dove prepariamo degli equipaggi a 8 e degli equipaggi a 4 proprio come Regione Lombardia, coinvolgendo il maggior numero possibile di società, e ci si sfida appunto con tutte le regioni italiane. Noi come Lombardia fortunatamente siamo bravi e riusciamo sempre a dominare, diciamo, in queste sfide. E da qui appunto si inizia a scoprire i primi talenti. Tantissimi atleti che hanno partecipato alle rappresentative regionali negli anni adesso sono diventati magari i campioni del mondo o magari hanno partecipato. Molti li conosciamo anche qua in provincia di Cremona. Ma visto che appunto nel curriculum ho visto che anche selezionatore delle categorie cadetti del canottaggio, visto che qua abbiamo quattro società canottieri comunque molto attive in provincia di Cremona, a partire dall'Eridania di Casalmaggiore, Valdesio, Bissolati e Flora, come sono i ragazzi cremonesi? Tutti gli anni, diciamo, che le società di Cremona tutti gli anni riescono a fornirci, diciamo, un buon numero di atleti. Poi sono 46 le società lombarde. Sono 40 società lombarde. 40 società lombarde. Quindi insomma, quindi si cerca sempre d'occhio tutte, anche abbastanza impegnativo. È abbastanza impegnativo, esatto. Però ce la mettiamo tutta, io e i miei colleghi siamo in tre, quindi ci mettiamo lì e vediamo di valutare i ragazzini, quelli che potrebbero far parte della squadra regionale. Però insomma, noi qua oggi siamo per parlare appunto di questo progetto Remare a Scuola, che vede la sua manifestazione finale il 16 maggio, domenica. Lunedì 16 maggio ci sarà questa fase finale, iniziata mesi fa. E qui possiamo ringraziare comunque le scuole, gli istituti scolastici, soprattutto gli insegnanti che questi mesi si sono veramente impegnati per far conoscere il canottaggio agli studenti. E come ogni anno viene fatta questa piccola manifestazione proprio per dare la possibilità a questi ragazzi di provare l'ebbrezza di una gara. È una gara che viene fatta sempre su questi attrezzi remergometri. Un po' come quella che abbiamo visto poco fa. Sì, quella era una manifestazione regionale che coinvolgeva comunque tutte le categorie. Però comunque saranno sei remergometri. Saranno coinvolte diverse classi, dalle elementari alle medie, e verranno, diciamo, messi assieme proprio i ragazzi per iniziare un po' a sentirsi coinvolti in questa manifestazione, e faranno una gara staffetta su 2000 metri. E ogni 45 secondi verranno fatti i cambi. E io ho partecipato proprio come comitato lombardo di canottaggio a diverse manifestazioni, e vi dico che è veramente emozionante vedere questi ragazzi che giocando apprendono e iniziano a amare lo sport del canottaggio. L'obiettivo finale di questa giornata poi quale sarà? Il nostro obiettivo finale, innanzitutto io ho avuto il piacere di avere con me Francesco Stoppa, il quale fa parte del gruppo di tecnici lombardi assieme ad altri due, e ci terrei a dire chi sono. Certo. Il principale responsabile è Giambattista Dalla Porta, Osvaldo Morganti e lui Francesco Stoppa. Sono in tre, ognuno chiaramente ognuno di loro ha un ruolo, e spesso si trovano poi a collaborare tutte e tre assieme. Infatti sono persone chiaramente che hanno una passione per lo sport e anche una preparazione notevole, e durante le gare che
che riguarda il trofeo d'Aloia delle allievi cadetti, spesso loro si nascondono magari anche a volte dietro dei cespugli per curare di nascosto le gare dei ragazzini e per dare un loro parere proprio per la formazione poi di questi equipaggi. E, insomma, è molto bello questo. Verremo a cercarlo in mezzo. Ma non si trovano, si nascondono. Sono anche incorruttibili, quindi non si può dare consigli, giustamente. Sono loro i tecnici, lasciamo loro. È assolutamente giusto così, però la cosa importante è anche far capire quanto il canottaggio può essere utile nella crescita anche fisica, no, del ragazzino. Sì, il canottaggio sviluppa molto a livello fisico. Però non va sottovalutata la crescita che può avere anche un ragazzino a livello psicologica, perché comunque il canottaggio aiuta molto a livello psicologico, appunto, come ho detto prima, iniziando sotto un aspetto ludico dello sport, proprio cercando di impostare qualsiasi cosa venga fatta. Cioè, il remergometro è il gioco, è bello fare il remergometro. Un atleta di altissimo livello il remergometro lo prende in un altro modo, però abbiamo già un'altra età, quindi non è più ludico, ma è una passione, un lavoro, non so, si può mettere sotto qualsiasi cosa. Comunque il ragazzino lo vede sempre come un gioco. La barca è la cosa più bella che il ragazzino può fare. Ma il passaggio, per esempio, dal remergometro alla barca è semplice per i ragazzini di quell'età? Allora, non è semplicissimo. Poi dipende la società dove fa la sede d'allenamento. Una società sui laghi gli è molto più semplice, perché non abbiamo corrente, il lago è molto largo, quindi non abbiamo un motoscafo che lo può seguire, magari che può stare attaccato al bambino, quindi probabilmente il bambino, insomma, bene o male è nella massima sicurezza, quindi lo si può prendere dal remergometro, mettere in barca senza problemi. Nelle società di fiume, sono come le cremonesi e noi, che Milano, siamo sul Naviglio. Noi siamo sul Naviglio, appunto, che è un canale che il punto più largo è 20 metri, con comunque una discreta corrente, non possiamo permetterci di prendere un bambino dal remergometro e buttarlo su una barca. Soprattutto detta così. Esatto, sì, così. Però sul Naviglio, messo così, è proprio buttarlo su una barca. C'è tutta una parte di preparazione prima, un po' più lenta, diciamo, a Milano, riuscire a mettere un ragazzino in barca da solo, soprattutto dal remergometro. Noi abbiamo la fortuna in Canotti di Milano di avere anche una vasca voga, quindi si passa la vasca voga, poi si passano sulle barche a quattro larghe, poi a due, piano piano li si mette sempre su quelle stabili finché arriva alle barche da gara. È un passaggio un po' più lungo, proprio perché la corrente e le dimensioni del canale non ci permettono di mettere una persona inesperta in mezzo all'acqua e andare, perché la corrente lo porta ovunque. Ecco, Fabio, questo anche per tranquillizzare un po' le mamme. Certo, no? Infatti, perché io ho avuto piacere, Francesco Stoppa fosse qui con me oggi. Lui ha un'esperienza notevole riguardo al canottaggio e nella canottiera di Milano, dove lui è anche tecnico. Come diceva, fanno il canottaggio sul Naviglio ed è veramente bellissimo. Io sono stato, è una società ben organizzata. E poco prima di entrare, insomma, loro si danno da fare anche per i carceri, quindi è importante. Benissimo, allora l'appuntamento è per lunedì alla scuola Anna Frank per questa giornata finale, questa manifestazione finale dedicata al progetto Remare a Scuola, che poi proseguirà anche negli anni successivi. Negli anni successivi, sicuramente, con i numeri che abbiamo oggi, ci sono tutte le... C'è la fiducia che migliorano sicuramente i numeri nei prossimi anni. Grazie di essere stati i nostri ospiti, a Fabio Mirri, vicepresidente del Comitato Regionale Lombardo di Canottaggio, a Francesco Stoffa, allenatore di terzo livello presso la Canottieri Milano, nonché collaboratore del Comitato Regionale Lombardo.